Amici di In 3 Minuti, oggi mi trovo in compagnia dell'assessore all'ambiente Umberto Palermo per parlare di una proposta fatta dal Comune, ovvero la riduzione della tassa, quindi della Tari, se si adotta un cane. Assessore, ne possiamo parlare? Assolutamente sì, è vero, difatti sia ne abbiamo parlato in consiglio che in giunta, dunque c'è stata una proposta di giunta è già approvata sullo sconto della Tari, sconto perché chi paga di più o chi paga di meno, adesso vengo e mi spiego, dello sconto sulla Tari di pari 300 euro a ogni cane che viene adottato. Naturalmente chi adotta due cani sono 600 euro e su di lì. Di conseguenza penso che da parte nostra sia un'ottima proposta, una proposta che va sia a vantaggio dell'amministrazione, che è quella che toglie il randagismo in mezzo alla strada, e sia da parte di chi adotta, perché sinceramente 300 euro di sconto sopra la Tari non è indifferente. Assolutamente. E appunto parliamo di randagismo. Sì. Purtroppo è un fenomeno frequente, comunque in vista qua cani gattino. È una piaga, possiamo dire più che frequente, è una piaga. E, difatti c'era il canile con annesso reparto di sterilizzazione e microcippatura che non era in funzione. Adesso già da tre martedì che si effettuano sterilizzazioni e cerchiamo appunto di debellare, più che debellare, di frenare questo fenomeno che c'è con le sterilizzazioni, che già ripeto è in essere e funziona. A proposito di sterilizzazioni, mi sembra che c'è stata una pausa di quasi un anno, quindi adesso avete ripreso fortunatamente. Sembrerebbe proprio sì, circa un anno, ci sono state delle diatribe o dei poco chiarimenti da parte dell'amministrazione dell'ASP, grazie al mio intervento, perché è così, perché si è aperto da quando io mi sono insediato, mi sono impegnato e sono riuscito a questo, si è riuscito a riniziare nuovamente la sterilizzazione. Quindi non ci resta che adottare un cucciolo adesso. Assolutamente sì, per due motivi: uno, per evitare di stare in mezzo i cuccioli in mezzo alla strada, che sicuramente, guardate, fanno molta tenerezza, e dall'altro per le nostre tasche, che non è indifferente. Grazie assessore per essere stato con noi. Grazie a voi.